Andò. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi mukbang pizza. È tantissimo che non faccio questo tipo di video. E intanto rispondiamo a dei tell che mi sono arrivati. Per chi non sapesse, l'app si chiama Manu. Tellomi, praticamente è un'app dove le persone possono fare domande anonime e tu rispondi su vari altri social: Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, mi sembra. E poi mi sembra di aver capito a me che se le persone non ti fanno domande, l'applicazione in automatico ti manda delle domande, perché tutte queste domande dubito che delle persone siano interessate a fare delle domande a me. Ma la differenza, puoi vedere se le domande fatte dai bot sono domande con tipo la fine delle faccine. Quelle lì con le faccine sono dei bot, quelle di ok. Sono fatte da persone. Va bene, grazie. Manuel ha già la sua spiegazione. Dietro le quinte c'è Gabriele, che sono andata a prendere la scuola perché non stava bene. Manuel e poi c'è Pia. Quindi partiamo subito, mangiamo perché ho una fame pazzesca. Anche Pia fa un po' di casino. E allora, la prima domanda a cui rispondo è questa. Vi metterò poi le foto, così almeno vedrete che veramente sono domande che erano lì e che non me le sono inventate io. Sì, ti do la pizza anche a te. Cosa ti piace di più dell'inverno? Allora, a me dell'inverno piace allora, a me dell'inverno sostanzialmente mi piace il fatto che fa fresco e non l'estate. Io odio il caldo che c'è d'estate, perché d'inverno quando fa freddo puoi coprirti a sufficienza e puoi arrivare al punto di non avere freddo, mentre invece col caldo d'estate ti togli la pelle, la non si può, e hai caldo lo stesso. Ah, la pizza è del Lidl ed è salame, salamino piccante, funghi e prosciutto. Poi, la seconda domanda è: preferiresti sposarti con un 10 che ha una personalità terribile o con un 6 che ha una personalità meravigliosa? Sicuramente con un 6. Devo ancora capire bene. Spagna, spiegaci cosa vuol dire 6 come punteggio, che dà come bellezza. Ah, ok, allora sicuramente un 6. Benissimo. Vuoi andare da Manuel? Vuoi la pizza? Ok. Vuoi il salamino piccante? Ma che sì! Pizza, sì. Però se stai seduta sul tuo seggiolone, è meglio, cosa dici? Vai a sedermi. Ti siedi sul seggiolino? No. Cosa guardi? La terza domanda è: cosa ne pensi dei ragazzi che non si allenano? Allora, è sostanzialmente niente, perché mio marito uno di quelli. Maurizio non si allena e neanche io sono una che si allena proprio di tanto, quindi sinceramente non ho niente da dire. Sicuramente è importante allenarsi, ma anche proprio per la salute, quindi rimanere attivi. Poi a chi piace di più il corpo scolpito, muscoloso, tipo Diego, l'amico di Cristiano, e allora cioè, è pure bello poi anche da vedere un uomo così. Ma no. La pianti? Acqua. Vuoi l'acqua? Mi dà così. Ok. Manna. Cosa sono? Sono dietro le quinte.
aspettare lì dietro. Adesso mamma ti prende e io ti vado a prendere l'acqua, ok? Ok. Poi la quarta domanda è: ti piace ballare follemente quando nessuno ti guarda? La domanda è una: quando è che nessuno ti guarda? Ha ragione. Ma se la canzone mi piace ballo e non mi interessa. Ma anche cantare. Lo faccio anche quello. Se una canzone mi piace, tipo le canzoni degli 883, da Raff, io canto, sono stonata come una campana. Però canto. Poi la prossima domanda è: il punto più basso della tua vita finora? Cosa? Stai pensando come dirlo? O stai no. Il punto più basso penso che sia stato quando sono entrata in depressione. Penso di aver toccato un fondo che spero di non toccare mai più. Il bimbo? Vieni qui. Spero di non... cioè, sta anche a me comunque. È stato brutto e ho fatto fatica a tirarmi su. Ancora adesso ci sono dei momenti in cui appunto ho di nuovo delle ricadute, ma cioè piccole, non è. Lì è stato proprio il cioè lì proprio dove ho toccato il punto più basso, proprio all'inizio, proprio appena sono entrata in depressione dopo il terzo parto, e è stato veramente bruttissimo ed è stato difficile tirarmi fuori da lì, però ce l'ho fatta, quindi bene. Non è stato facile sicuramente tirarsi fuori, tirarsi su, riuscire a reagire quando si è depressi. Non è facile, ero arrivata al punto che non mangiavo pochissimo, avevo nervoso tutto il giorno e non facevo niente. L'unica cosa che facevo, per fortuna, la mia testa è rimasta sempre comunque collegata con i bambini, quindi di loro mi prendevo cura sempre, però non facevo niente in casa, non pulivo, non stiravo, lavavo quando proprio non se ne poteva più, non mettevo in ordine, cioè è stato proprio un brutto, brutto periodo. Poi con tanta difficoltà sono riuscita a uscirne, ma con svariate ricadute durante il corso comunque del tempo. Sono 10 anni che ci tiro, ci sono periodi che va un po' meglio, periodi che va peggio, è sempre un po' così altalenante, però per fortuna periodi proprio bui come è stato all'inizio non ne ho più vissuti, quindi spero che rimanga così. E che ne pensi dei clown? Allora, hanno paura. A me fanno paura. A me fanno paura i clown. Non mi piacciono. E non vestirò mai uno dei miei figli da clown per carnevale. Bobby. C'è una parola che sbagli sempre a pronunciare? In questo periodo è il nome del fratello di Lucifer. Una melodia.
Non c'è verso, lo chiamo sempre in un altro modo. Non mi viene proprio di chiamarlo come si chiama. E per il momento è quello. In altre parole non mi sembra. Beh, quelle straniere, ma... Poi, un'altra domanda è: come faccio a dire a qualcuno che mi piace? Diglielo e basta. Nella, si vive una volta sola, se non glielo dici e perderai l'occasione, poi ci rimarrai male. E quelli lì sono cose tue, quindi diglielo e basta. Concorda con me? Concordo con mamma. Vedi, vedi. La prossima domanda è: di solito perdoni facilmente le persone? Allora, dipende da quanto la persona è importante per me. La persona, se la persona è molto importante per me e non è una cosa super gravissima, allora sì. E qua, tieni. Se invece non è una persona importante e mi ha fatto un torto, magari anche grande, proprio perché non è importante, allora no, è molto difficile. Perché io penso che sia in amore che in amicizia ci va molto impegno per costruire un bel rapporto, e quindi se un'altra persona fa qualcosa e ti ferisce, molto probabilmente lo rifarà, e quindi se la perdono, poi magari dopo mesi, magari dopo anni, ma starò di nuovo male. Quindi se non è super importante, come può essere tipo mia sorella, mia madre, mio padre, Dio solo sa quante volte abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, con mia sorella uguale, con mia mamma, vabbè, non è proprio un litigio, con i bambini magari se si discute, cioè una cosa che passa comunque poi subito, Maurizio, un'amica molto... molto molto importante. Altrimenti anche gli amici, se magari sono stati super importanti ma hanno fatto qualcosa che mi ha ferito veramente profondamente, non li perdono, perché cioè alla fine poi La prossima, dimmi una lingua straniera che vorresti parlare perfettamente. Spagnolo e inglese. A me piacerebbe molto l'inglese e il tedesco mi affascina. Perché è una lingua forte, intensa, e mi piacerebbe tanto. E poi anche il francese, perché il mio sogno, forse un po' come tutti, però, è Parigi. Prossima è: ti piace la tua altezza? Altezza, sono bassa, 1,58 m, quindi no, mi piacerebbe essere leggermente più alta, ma non tantissimo, anche 1,65 m, tra 1,65 m e 1,70 m basterebbe. Mamma mi ha fatto piccola, e quindi bimbo, bimbo, mamma, mamma, mamma.
bimbo? Bravo. Alla prossima. Picchia, picchia. Picchia. Oh, bim, bim, bim. La prossima è: c'è qualcosa per cui, sì, ma non gridare, per cui vorresti chiedere scusa? Allora, c'è qualcosa per cui vorrei chiedere scusa, e vorrei chiedere scusa a me stessa per non aver riconosciuto, cioè per non essere stata forte 10 anni fa quando ho sentito questa sensazione strana e di essermi lasciata andare. Perché se invece di lasciarmi andare avessi combattuto, non sarei caduta così in basso, insomma. Come quello. La prossima, ce ne sono tante. Ti apri facilmente con le persone? Allora, no. No, perché ho avuto delle brutte esperienze, soprattutto un fatto d'amicizia. E poi me la sono presa. Non si dice. E quindi faccio fatica. Perché la mia paura è di star male ancora. Di fidarmi troppo di qualcuno che poi mi pugnala le spalle oppure mi tradisce alle spalle. E siccome vorrei evitare di star male ancora, anche perché comunque ormai siamo grandi e queste cose qua già è sbagliato farle da ragazzini, ma adesso che si è adulti è ancora peggio, vorrei imparare a scegliere meglio le amicizie e ma poi è una cosa anche a pelle. Per esempio con Sara, nonostante fossero anni che non ci parlavamo e anche non ci vedevamo, era sempre comunque di sfuggita, ciao ciao e basta, con lei è stato tutto semplice, tutto facile, cioè mi sono fidata subito. Lei di me, io di lei, ci siamo raccontate cose che magari non racconti a tutti quanti, cose molto molto personali, e quindi per esempio con lei mi sono aperta, però devo dire che inizialmente, finché non ci siamo incontrate di persona, ero un pochino titubante, non per lei in sé, ma proprio per la paura che avevo che fosse magari una presa in giro, una fregatura. Vediamo se sanno rispondere, se sa rispondere Manuela a questa domanda su di me. Che è? Ti piace Drake? Dipende quale dei tanti, Drake il cantante, Nathan Drake. Io l'unico Drake che conosco è Nathan. Io conosco un cantante che si chiama Drake, però sì. Allora non so più chi sia.
Allora la risposta a questa domanda è... Sì. Chi è Drake? Intendete il cantante? No, non so chi sia. Se invece intendete il personaggio del videogioco Uncharted 2, cioè dall'1 al 4, ma di Uncharted appunto, allora sì, il mio preferito è stato il 2. Diceva appunto Uncharted 2 è stato il mio preferito, ero anche abbastanza brava. Poi purtroppo hanno chiuso i server e quindi si posso giocare solo offline, online non si può più giocare a Uncharted 2. C'è qualcosa che ti fa innervosire ogni volta che qualcuno la dice? No. O meglio, al momento non mi viene in mente niente. Qual è la domanda che ti piace di più fare? Allora, la domanda che mi piace di più fare è: come stai? Ok? Allora chiude un'infinità di risposte. Dal bene, poi uno magari racconta perché sta bene, male, perché racconta perché sta male, così. Cioè, da lì poi è quello che fa partire tutta la conversazione. Poi perché, soprattutto quando si hanno degli amici, è bello chiedere per sapere come stanno, se stanno bene, anche per poi eventualmente appunto magari partecipare se non stanno tanto bene, aiutarli, come si possono aiutare. Siamo alla fine della pizza e siamo anche alla fine delle domande. Allora, una dice: come potrebbero descriverti i tuoi genitori? Allora, mio padre penso che direbbe pigrona, mentre invece mia madre forse direbbe paziente. Orta. A mia madre glielo possiamo chiedere. Poi, cibo preferito da fast food. Vabbè, intanto vi dico che io adoro il McDonald's.
E meno male che non ce l'ho proprio nel paese dove sto. Perché sennò sarebbe una rovina. Una rovina. Già così che ce l'ho vicino, più vicino di come ce l'avevo prima, è una rovina. Figurate se ce l'avevo vicinissimo. Comunque, quando andiamo al fast food, al McDonald's, prendo quasi sempre Crispy McBacon. È capitato poche volte che cambiassi, però se mi piace tantissimo la salsina che c'è dentro, l'adoro proprio. E poi non è proprio da fast food, però se vogliamo parlare sempre appunto di McDonald's, la ciambella, la cannella e il caramello è la mia preferita. E Bimbo, mamma, Bimbo, mamma, mamma, Bimbo, Bimbo. Devo dire che però anche il Burger King non mi dispiace. Poi, come te lo immagini il tuo futuro? Molto movimentato, perché avendo sei bambini, anche se Manuel, quando Manuel sarà grande, ci saranno comunque gli altri ancora in casa, starci dietro, a cui badare. Vabbè, e quindi credo che sarò già fuori di casa. Sì, certo. Quindi via, vieni. Movimentato sicuramente. Mi piacerebbe avere, diciamo, tanti nipotini, il numero giusto che vorranno i miei figli, diciamo, caro. Però mi vedo nonna, suocera, cercherò di essere come era la mia. E poi basta. E l'ultima, è l'ultimo hotel, che dice: sai già quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi 10 anni? So manco cosa faccio domani. Allora, arriviamoci. 13 anni. Sicuramente essere una buona mamma. Continuare ad essere una buona mamma. Poi è arrivato il gatto. Poi mi piacerebbe che questa grande famiglia che ho cercato di creare anche qui su YouTube, spero che sarà cresciuta tra 10 anni. E basta, di aver portato tutti i miei figli, almeno quelli grandi, ad un diploma, e quelli che saranno ancora piccoli, perché tra 10 anni, tipo qui a 11 anni, sarà in prima media. Tra 10 io 20. Via, 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 vai giù dal bimbo, vai giù dal... Spero che non mi
ordine caduta. Spero di, appunto, di essere a un, comunque a un buon punto della nostra vita, di aver aiutato Maurizio con le spese, col lavoro, coi soldi, perché mi dispiace che comunque si fa in quattro per guadagnare, per andare a lavorare solamente lui, vorrei aiutarlo. Ed è quello che appunto sto cercando di fare. Quindi caca. Quindi niente, questo. Poi tanto non è che no, chi lo sa tra 10 anni. Boh. Queste qui sono le cose più importanti, i miei obiettivi per i prossimi 10 anni. Aver riottenuto, ecco, una forma fisica un po' più decente, ma spero molto prima che tra 10 anni. Cioè io tra 10 anni ne avrò 20. Se invece... Ma penso a 38. Non ce l'ho ancora. Perché tu cresci lentamente, papà, velocissimo? Me. Perché è più grande. E quando papà aveva 36 anni? Io ne avevo... Quando papà aveva 36 anni? Io ne avevo 31. Ero giovane come l'acqua. Sì. Ok. Mimi, dite! Andy. Mamma. Ah? Andy. Giù. Mamma, vabbè, questo è quanto. Spero di aver risposto esaustivamente a queste domande. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi la campanellina per non perdere i prossimi video. Andiamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Chiudi, venite, stacca. 1, 2, 3, come on!